Quando arriva il diritto, soprattutto il diritto penale, è già troppo tardi, i guai sono già fatti e ci mettiamo una pezza. Non dobbiamo possibilmente consumare prodotti in nero, quindi è semplicemente questo, cioè un'operazione sui costumi per cercare di migliorare la situazione attuale. Ora, l'etica di per sé accade e non si crea, cioè è il cemento della comunità, quindi non possiamo farla di proposito, non possiamo inventare un modo di essere insieme a tavolino, deve essere profondamente coerente con la vita di tutti i giorni di una società. Però quando c'è una crisi significa che la vita coerente della società di tutti i giorni non ci piace, non va bene, non funziona, non dà risultati, non è quella che vorremmo. E allora per forza bisogna fare uno sforzo volontaristico. Lo sforzo volontaristico secondo me deve essere quello di creare una consapevolezza etica diffusa, ma in termini molto pratici, che consumiamo meglio e votiamo meglio. Tra l'altro è anche interessante questo, non ci sono ricette, ognuno lo fa a modo suo, però come ho scritto sul Corriere del Mezzogiorno, mi pare l'articolo sia uscito ieri, in effetti c'è un posto in cui è successo, la città di Medellín in Colombia, che naturalmente non c'entra niente con Napoli, ma è una città in cui la criminalità prima dominava, e l'unica cosa che noi sapevamo di Medellín è che c'era il narcotraffico. Bene, adesso dopo molti anni di lavoro comune, di varie forze, soprattutto coordinati da una fondazione che si chiama tra l'altro Pro Antiochia, Antiochia è la regione dove sta Medellín, hanno ottenuto notevoli risultati, tutti i giornali del mondo ne parlano e le persone vivono e stanno a Medellín molto meglio di prima. Appunto, ripeto, non è una ricetta, noi possiamo fare tale e quale a loro, però significa che ogni tanto si può fare un'operazione volontaria per cercare di cambiare il costume dominante.